Perché non l'abbiamo fatto vedere? Sono confuso. Perché dobbiamo ancora annunciare. Esatto, però, facciamo... ancora... però è brutto che rimanerla così senza che... Ma infatti adesso lo facciamo... Vabbè, niente, io volevo fare una cosa... Eccolo, parliamo ovviamente del mio... carta igienica portatile. La carta igienica portatile, quella che serve per soffiare il naso. Sì, lo vedete inquadrato e oggi ospite qui con noi proprio lui, di nuovo, sugli schermi di Studio League, Emanuele Chema Conti. Ben trovati, ragazzi. Quello che hai detto sulla fiducia sì? È importante. Poi hai detto anche un'altra cosa, mi ha sorpreso, che durante la partita uno non ha tempo di pensare mm-hmm. molto a quello che sta succedendo, ai problemi, eccetera. E la ricerca che anche della lettura di questo articolo scientifico in particolare, che ho trovato, è stata molto interessante, che guardava i player l'Oceania, non ancora uh-huh. quindi c'era player. No, vabbè, allora, considerando che la letteratura scientifica negli sport purtroppo ha secondo me un difetto che è abbastanza grande, che non tutti hanno, che molti non hanno, la maggior parte non hanno la disponibilità di fare questa ricerca su player veramente elite. Quindi la maggior parte degli articoli scientifici che si vanno a trovare parlano di elite secondo la ladder, che non è sbagliato, okay. può dare un insight, no. però non è, ci sono troppe variabili, perché okay. si sale per tantissimi motivi. E invece il team è molto più strutturato, il team si collega molto di più agli sport tradizionali che invece sì, la ladder. Sì. La ladder, esatto. scalata nella solo più, amici. E infatti... Metti caso che uno non lo sa che cos'è la ladder. Grazie, Mary. Grazie, vedi, cioè, è giusto il termine. Sì, sì, però sì, c'è chi non lo sa. È stata un'ottima specializzazione. E infatti si sono messi a confronto diversi tipi di meccanismi di difesa, generi di meccanismi di difesa, per esempio quelli tipo quello che hai detto tu, tipo di ignorare il problema, è uno che statisticamente non è il più comune, nel senso è il più comune, non è il più efficace, ma è quello che viene utilizzato, per esempio che è quello dell'avoidance, avoidance coping, quindi il meccanismo di difesa dell'ignorare effettivamente il problema o accettarlo mm-hmm. È molto comune, ma ancora non si sa bene se effettivamente è giusto, perché se guardiamo gli sport tradizionali, che sono anche più lunghi, perché magari una partita di calcio dura 90 minuti, ci sono molti momenti più o meno morti o comunque in cui uno può guardare bene da fuori le cose, anche solo rifiatare, per dire, sì. E gli altri meccanismi di difesa funzionano molto meglio. Quindi il problema anche del videogioco di League uh-huh. è che uh-huh. manca il tempo, e effettivamente sì. ti costringe a utilizzare dei metodi di difesa per lo stress che non sarebbero così giusti. Quindi c'è okay. anche un miglioramento da parte di quello, anche perché prima Vischio parlava del... che cosa succede a un cambio di piattaforma dei tornei, si passa da un torneo locale italiano okay. Nel nostro mm-hmm. caso a uno internazionale come l'U-Master, esatto, cambia qualcosa? Sì, cambia qualcosa, cambiano, però non, cioè, non è che cambia perché è internazionale. Bisogna fare un discorso diverso, perché bisogna prima capire come le persone si stressano, quali sono gli stressor, cioè qual è l'evento che stressa una persona, un player. Ci sono due tipi di stress, sono quelli che uno si aspetta e quelli che non si aspetta, non ci possiamo aspettare o non ci aspettiamo in quel momento. E questo fa una grande differenza su come uno vede lo stress, perché lo stress in sé non è né negativo né positivo, dipende da come uno lo vede. Certi problemi posso magari sono negativi, ma dipende sempre dall'interpretazione. Infatti si parla di come vengono valutati, ci sono due tipi di valutazione. La prima valutazione è quella emotiva, quindi molto molto personale, sensazione, certo, sì, certo, la sensazione personale, sì, quindi uno si chiede come questo problema va a infliggere su di me. E poi c'è la seconda, che è più statistica, è più nel senso logica. Ho le risorse per affrontare questo problema. E allora lì lo stressor diventa una sfida,
quindi una cosa, diventa una cosa positiva. Quindi io sono, allora, ho vinto il campionato italiano, sì. Vado all'U Master e capisco che sono contro team molto più forti, perché uno deve vedere anche la situazione. Se tu sei un team che arriva all'U Master dall'Italia o dalla Francia o dalla Spagna, sempre come, mettiamo sempre come primo seed, c'è un'aspettativa diversa, c'è una visione diversa del tuo team, di quelli contro, e quindi anche a seconda dei player questo può essere, può spronarti, come può buttarti giù. È impossibile, cioè siamo l'Italia, siamo contro la Francia e la Spagna, è impossibile, non ce la facciamo, e allora non diventa, ce la, non vinceremo mai, non è una sfida, non ti fa andare meglio, diventa un pericolo, e diventi più conservativo. Ok, come posso fare per mantenere la mia faccia, mantenere la performance, così che sembro bravo? Ok. E questo cambia radicalmente come un giocatore, un team va a una competizione. Quindi bisogna, per capire quanto fa, quant'è la differenza fra lo stress fra un torneo locale e un internazionale, bisogna anche vedere come i player gestiscono queste cose, anche perché nella diversa letteratura che ho letto, sia di sport tradizionali che di e-sport, adesso parlerò degli stressor in comune, perché ho fatto una media degli stressor, che 11, quindi anche abbastanza, stressor sono identici fra sport tradizionale e e-sport. Quindi questo ci dà già... 11 su quanti però? Perché se sono 11 su 12, diciamo, sono praticamente... Allora, 12. In media... 11 in base a che cosa? Allora, in media gli stressor che sono, vengono... che ogni articolo scientifico riportava erano in media sui 15, quindi comunque... Quindi 11 su 15 sono effettivamente tanti. Sì, non è proprio identico, però è abbastanza simile. Non è identico, ma è abbastanza simile, per cui possiamo fare anche delle speculazioni dicendo, ok, se ci sono questi così tanti stressor in comune, che poi sono stressor importanti, non è che... perché quando ognuno di questi stressor ha una percentuale di quanto ha impatto sulla performance, okay, sempre in media. Ecco. Quindi il contributo che dà. Sì, quindi su questi sono tutti stressor che contribuiscono particolarmente, sono per esempio il... ho scritto qua perché alcuni... la mancanza di fiducia nei giochi. Esatto, ecco. E i problemi nella comunicazione, i risultati della partita, l'avversario, l'intervista, l'audience, sono tutti stressori che sono in comune fra entrambi. Ecco, però visto che lo sport tradizionale ha degli stressor che l'esports non ha, a sua volta però l'esports ha degli può avere degli stressor che lo sport tradizionale non c'ha. E quali sono? Quali in media essere? Li ho segnati 4, sono sono 5 articoli scientifici che ho messo insieme. 4 stressor sono nuovi degli sport, quindi problemi tecnici, comportamento antisociale. Ah, è vero. Momenti critici della performance e l'equilibrio dell'impegno vita gioco, che anche è una cosa importante, che però si può imparare anche da sport tradizionali, perché per esempio, ed è una cosa che non è che potremmo imparare e implementare negli sport, per esempio, come ci sono i college che ti permettono di studiare e di giocare a sport tradizionali, rugby, contemporaneamente ci sono aiuti, ci sono alcune università, soprattutto all'estero, in Italia non credo ci siano, che offrono delle partnership per i team. Quindi in America c'è il... Praticamente ti insegnano a bilanciare, giocare, a è la vita studiare, normale. La vita normale. Però questo anche problema, perché diciamo, una cosa anche che volevo aggiungere... uno sport sì? normale, no? Può succedere. Come? Il fatto che magari c'è il giocatore X che è un disagiato, però è fortissimo in campo. Sì. Un calciatore che magari... Cioè, però ad esempio negli sport tradizionali, quando finisce la partita o l'allenamento, cioè, tu stacchi, hai finito. Quando invece, molto spesso, io sento da molti su League of Legends, finiscono la partita o finiscono l'allenamento e continuano a giocare a League of Legends. Sì. Questo... E non escono mai.
Questo è il problema de... esatto, dei videogiochi, di avere, sì, nel senso, sì, perché a un certo punto la palestra chiude, a un certo punto i tuoi compagni di squadra se ne devono andare a mangiare, devono fare altro. Sì, tu puoi rimanere al campo per quante ore vuoi, nel senso, proprio poi chiude anche quello, ti cacciano via, cioè, ci sono altre persone, quindi anche una forzatura che non si può evitare, che l'allenamento finisce. E invece, avendo un computer... affrontare invece questo fenomeno, che può essere il rimanere sullo schermo a giocare a League of Legends, ma non con lo spirito di allenamento, pensi che possa essere comunque fonte di stress? Sì, questo è il dibattito di qualità contro quantità. Mm-hmm. In passato, soprattutto, si valutava molto di più la quantità. Mi ricordo che anche una cosa che le persone guardavano per vedere se un giocatore era buono era quanti game aveva, per esempio, in solo queue. Ma poi si è visto che effettivamente questo, anche dalla letteratura molto, cioè, generale, nel senso, non sono articoli scientifici, ormai sono cose che si studia sui libri, che non importa quante ripetizioni fai, soprattutto in anche in cose tipo la palestra, se la tua forma, se come lo fai, non è buona. Quindi, esatto, se la qualità dell'esercizio non è buona, non riesce a imparare. Questo è molto, si sente molto più nei videogiochi. Perché? Perché anche chimicamente c'è un rilascio di neurotrasmettitori, dopamina, che nei videogiochi c'è il problema che viene sempre rilasciata. E quando viene rilasciata troppa, poi i neuroni si abituano e non performano più allo stesso livello finché non li lasci rilassare, non far stimolare per un po' di tempo. Quindi sì, giocare troppe partite ti stanca, ma anche se non ti senti stanco, devi sempre pensare che ogni persona ha un limite che può continuare a giocare a peak performance nel giorno. Non si parla di carriera, nel senso, bisogna identificarlo, perché allora ti puoi dare, ti puoi bilanciare la tua vita meglio, i tuoi allenamenti meglio.